Bentornati ad Acque, l'evento in occasione della giornata mondiale dell'acqua organizzato dall'Università del Foro Italico di Roma. E per parlare a questo punto di acque reflue, di recupero delle acque reflue, un tema che abbiamo finora toccato qua e là, ma sul quale adesso ci vogliamo un po' concentrare dopo aver esaminato i tanti aspetti della questione idrica, potremmo chiamarla così. Allora, per parlare di questo argomento specifico, chiamiamo ora sul palco il colonnello Giuseppe Lopez, comandante del gruppo dei Carabinieri Forestali di Roma, il capitano di vascello Giovanni Calvelli della Guardia Costiera, Mario Sirpillo, presidente dell'Unione dei Coltivatori Italiani, e tra poco ci raggiungerà anche il prorettore vicario del campus biomedico di Roma. Buongiorno, buongiorno colonnello. Io però comincerei dalla Guardia Costiera, perché al quale capitano Calvelli volevo chiederle qual è il vostro ruolo nella sorveglianza proprio e nella repressione dei reflui illegali, eccetera. Campus biomedico. Eccoci qua. La dottoressa De Gara. L'abbiamo cercata prima. Bene, bene. Prego, capitano. Grazie, grazie dottor Fritella, grazie all'organizzazione dell'evento per l'invito. Porto il saluto del comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Carlone. Il tema a noi sta molto al cuore, il tema in generale del ciclo dell'acqua sta molto al cuore perché è uno dei nostri focus più importanti, la tutela ambientale, e nel campo della tutela ambientale abbiamo senza dubbio un settore che è proprio quello della depurazione e dei controlli che svolgiamo sulla depurazione delle acque. Depurazione ovviamente urbana, quindi, ma anche di quella industriale. Siamo presenti nei vari impianti, diciamo, cerchiamo di controllare tutti i vari impianti che si recapitano poi il refluo depurato in un corpo recettore che va a finire a mare. Ecco, questa competenza ci viene dalla legge e devo dire che diciamo, gli interventi sono cospicui su tutto il territorio nazionale, anche se il nostro numero di risorse che possiamo dedicare a questa attività non è illimitato, è molto, anzi, molto esiguo. Consideri che noi siamo un corpo di 10.500 persone in tutta Italia che si occupa non solo di depurazione ambientale, ma si occupa di trasporto marittimo fondamentalmente a 360 gradi, di tutela delle coste dall'inquinamento, che è un altro dei settori importanti che poniamo in essere nelle nostre quotidiane attività, oltre che di monitoraggio del traffico, che poi sono tutti temi legati diciamo, una tematica che vedo nel panel successivo, che è l'approccio sostenibile e i vari usi sostenibili dell'acqua, e in questo introduco il mare come fonte di acqua e fonte di energia, ma anche come mezzo su cui si svolge il trasporto marittimo, e sappiamo che per il mare viaggia circa il 90% delle merci. Nel campo della depurazione noi diciamo ci siamo, si deve fare ancora molto, ci vogliono, come si diceva prima, investimenti soprattutto per adeguare la capacità della depurazione ai nuovi contesti urbani e a quelli che nel corso dell'estate poi diventano i contesti delle città costiere, che raddoppiano, anzi triplicano a volte le loro presenze, e spesso ci troviamo a dover fronteggiare delle carenze strutturali dei sistemi di depurazione delle città costiere, perché insufficienti rispetto ai cittadini equivalenti che gravano su quel sistema. Solo un'aggiunta brevissima, c'è un tempo gli sversamenti a mare erano una cosa che si facevano con una certa colpevole facilità. C'è una maggiore consapevolezza da questo punto di vista? Detto in una parola. Non solo una maggiore consapevolezza, ci sono proprio dei sistemi che controllano. Noi quando andiamo sulle spiagge non ci macchiamo più i piedi di catrame. Almeno è vero, l'avete notato. Penso che è una sensazione che è comune. Un tempo si sversava, le navi sversavano consapevolmente, perché era consentito anche.
un tempo, anche nel Mediterraneo che è un mare chiuso, è un mare che ha un ricambio molto lento con gli oceani con cui comunica. Oggi non è più possibile e anche grazie agli interventi dei nostri ispettori PSC sulle navi, ciò viene garantito da norme e da controlli molto severi. Più controlli. Colonnello Lopez, dai mari ai boschi. Grazie, buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito, porto i saluti del generale Pietro Antonio Marzo, il comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari. Boschi, acqua, un legame inscindibile. Ieri si celebrava la giornata internazionale delle foreste. Avere dei bacini imbriferi ricchi di foreste favorisce sicuramente l'infiltrazione dell'acqua nel suolo, contrasta il ruscellamento superficiale, quindi il dilavamento di suolo, e restituisce questa risorsa idrica gradualmente, invece di restituirla in maniera violenta e concentrata nel tempo, la restituisce gradualmente in modo tale da renderla disponibile durante per un periodo sicuramente più lungo. Quindi è un legame, ieri ero a un convegno sempre su in tema di foreste, dove si parlava di foreste, di acqua e di vita. È un legame ovviamente inscindibile, è un legame dal quale non possiamo prescindere, quindi tutelando i boschi forse riusciamo anche a tutelare le nostre risorse idriche. Tutte le sorgenti nascono all'interno di aree boscate, è un dato di fatto, quindi è un legame che va sicuramente rafforzato. Sicuramente qualcuno potrebbe sollevare l'obiezione, magari i boschi assorbono acqua con l'evaporazione, con la traspirazione. È vero, ma sicuramente i benefici sono maggiori. L'infiltrazione, la tenuta del suolo, la preservazione delle frane, delle valanghe, degli smottamenti hanno sicuramente un beneficio su tutta la società a valle, quindi su tutte le attività agricole e industriali, e sicuramente dei costi nettamente inferiori rispetto a quelli che potrebbero essere necessari per poi riparare i danni che tutti conosciamo. E tra l'altro ricordiamo che i carabinieri forestali hanno un ruolo anche nella riforestazione urbana, voi siete impegnati anche in questo campo, è vero? Assolutamente sì, il nostro impegno riguarda insomma la parte di fornitura delle giovani piantine da mettere a dimora, anche un po' il controllo diciamo sulla qualità di tutte le attività di deforestazione urbana, perché sono comunque attività di rimboschimento tra virgolette, diciamo rimboschimenti urbani, dove comunque ci sono degli obiettivi da raggiungere e da mantenere anche per rispettare i termini imposti dall'Unione Europea. Grazie. Grazie colonnello. Mario Serpillo, l'agricoltura, torniamo sull'agricoltura e questo aspetto della sostenibilità. Sì, l'agricoltura è tanta parte del problema, per un verso, perché siamo nell'ordine del 60% di consumo di acqua dolce. Siamo anche la parte decisiva sia dal punto di vista dell'economia sostenibile sia dal punto di vista della produzione di cibo, di cui non possiamo certo fare a meno. Il produttore agricolo, il piccolo produttore soprattutto, che noi in qualche misura privilegiamo tradizionalmente, è il vero custode dell'ambiente rurale, è il custode della biodiversità, è il custode del bosco, è colui che sta a contatto diretto con la natura, che vive la sua esistenza nelle aree marginali, perché prevalentemente il nostro paese è fatto di aree interne, di dorsale appenninica, di aree fragili soprattutto per gli effetti che i cambiamenti climatici stanno determinando e che hanno solo un protagonista a tutela, a difesa, a contrastare il dissesto idrogeologico, a ricamare i suoi campi, le sue produzioni
con una presenza costante e quotidiana che significa manutenzione, prima di tutto, preservazione delle biodiversità, che significa tramandare la ricchezza delle grandi tradizioni, del cibo dei centenari, ma delle grandi tradizioni che sono improntate a una cultura della responsabilità, della consapevolezza, perché dietro c'è il futuro della famiglia, dei figli da mandare a scuola, della famiglia a cui garantire quotidianamente il cibo sul tavolo e dell'ambiente di cui si fa carico per perpetuare quell'equilibrio, quella salvaguardia che è la garanzia per le sue produzioni sostenibili, altro che. Altro che. Questo è il protagonista di quel mondo. E oggi l'acqua, che lui ovviamente ha sempre curato con grande attenzione e parsimonia, l'acqua è il tema su cui bisogna concentrarsi, facendo salire le competenze, facendo tornare i giovani, ma creando anche le condizioni di qualità di vita in quei contesti isolati, marginali, perché il giovane torni ad essere protagonista e a credere in quella sfida. E allora l'agricoltura 4.0 richiede persone preparate, motivate, culturalmente adeguate, che abbiano la capacità di farsi carico anche della transizione digitale, ma che siano in grado di misurare tutti i fattori dello sviluppo, del successo dello sviluppo di quelle aree attraverso i risultati della ricerca, che sono tantissimi, ma sono chiusi nella CREA, negli enti di ricerca anche universitari, nell'ENEA. Ecco, bisogna che questo puzzle diventi disponibile, ma ci devono essere, appunto, sono i decisori politici e le responsabilità istituzionali che devono determinare uno sviluppo del livello di competenza, di consapevolezza per utilizzare nuovi sistemi che risparmino acqua. E tra poco noi sentiremo i ricercatori, sentiremo anche il loro parere. Grazie, grazie a Mario Serpillo. Assolutamente sì, questo è un invito a nozze, iniziare così il mio intervento, perché senza ricerca non ci può essere innovazione. Prima sentivo con interesse anche l'esigenza che dall'università, dagli enti di ricerca, arrivi in tutti gli ambienti produttivi quello che viene ricercato e investigato, per cui sicuramente la ricerca è un elemento fondamentale. E abbiamo parlato di biodiversità, abbiamo parlato anche nell'intervento del vice direttore FAO Martina, ha sottolineato come la ricerca sia fondamentale, per esempio oggi, per identificare quelle varietà che possono essere più resilienti, più resistenti ai cambiamenti climatici, che ci possano garantire un'alimentazione sana, corretta, anche per le generazioni future, con un impatto ambientale non eccessivo. Tra l'altro la mia università ha voluto creare un dipartimento sulla sostenibilità e One Health, che è un concetto molto nuovo, no? Che mette insieme la salute del pianeta, la salute dell'ambiente, la salute degli animali, delle piante e dell'uomo, come una filiera unica che non può essere spezzettata senza andare a scapito poi di tutti i protagonisti di questa filiera. Per cui questo sicuramente mi sembra, ecco, un punto estremamente importante, sfruttare le conoscenze che la ricerca dà proprio per migliorare le capacità produttive e migliorare, pensiamo alla ricerca nell'uso dell'acqua in agricoltura, fondamentale. Adesso possiamo utilizzare delle metodiche di irrigazione che siano capaci di risparmiare una quantità di acqua incredibilmente notevole, per cui ecco, sicuramente la ricerca è fondamentale. Certo.
Grazie. Poi resta il gap tra paesi meno sviluppati che invece queste tecnologie per usare meno acqua per l'agricoltura non ce l'hanno, quindi l'orizzonte deve essere sempre, no? Anche questo è una sfida di trasferimento tecnologico non solo nei territori dell'università ma anche nei confronti appunto di paesi meno sviluppati, ma anche questo penso che ci sia una sensibilità crescente e anche la possibilità di far venire ricercatori da paesi in via di sviluppo a formarsi nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca è estremamente importante. Noi ringraziamo tanto, ci sarebbero tanti altri spunti, ringraziamo i nostri ospiti di questo panel. Grazie. Ne apriamo un altro. Invitando a salire sul palco Paolo Grossi, amministratore delegato Eni Rewind, Massimo Spirrizzi, Acea Ato 2, Simone De Blasio, membro del consiglio di amministratore GTA, Marco Iusi, responsabile Google Cloud Platform Competence Center Manager Wadi System NTT Data. Allora, cominciamo con l'amministratore delegato Grossi. Un elemento distintivo di Eni Rewind nella gestione del trattamento acque. Sì, grazie. Bene, noi ci occupiamo, siamo la società ambientale di Eni e da 20 anni ci occupiamo di risanamento ambientale. All'interno dei progetti di bonifica, indubbiamente il trattamento dell'acqua di falda contaminata è una delle componenti più complesse. Lo scorso anno, grazie a trattamento che svolgiamo in Italia su oltre 40 impianti, abbiamo recuperato 10 miliardi di litri di acqua che poi è stata riutilizzata riducendo prelievi di acqua fresca. Riteniamo come Eni di poter mettere questa esperienza a vantaggio di tutto il mercato italiano ed estero e stiamo collaborando in questa ottica su tanti progetti, portando in campo l'esperienza ventennale delle bonifiche ma anche delle tecnologie innovative che vanno da aspetti di digitalizzazione, software, modellazione della falda, quindi dell'idrogeologia sottostante la risorsa idrica, ma anche aspetti hardware di innovazione come i sistemi IREC, i nostri dispositivi che consentono di emungere il contaminante dalla falda senza prelevare acqua, quindi azzerando il prelievo della risorsa e minimizzando la produzione ovviamente anche di rifiuti da smaltire. Quindi un'esperienza industriale, riallacciandomi un po' a quello che è stato questa mattina più volte mostrato, in cui riteniamo che sia molto importante per gli attori, appunto le imprese che hanno tecnologie, competenze. Noi abbiamo 1000 persone dedicate all'interno di Eni Rewind al risanamento ambientale, abbiamo portato avanti progetti di bonifica per oltre 3 miliardi di euro, quindi riteniamo di avere le competenze e l'esperienza per poter dare delle risposte concrete. Grazie, grazie dottor Grossi. Allora, Massimo Spizzire è il responsabile di epurazione e fognature Acea Ato 2, quindi la vostra esperienza. Buongiorno a tutti. E, diciamo, innanzitutto un rapido volo sulla panoramica normativa europea e nazionale, perché diciamo, il sistema normativo fino ad oggi è risultato molto articolato. Fortunatamente nel 2020 l'Europa ha emanato un nuovo regolamento, il 741, è un regolamento che dovrà essere attuato dagli Stati membri entro giugno di quest'anno e sicuramente consentirà e incentiverà il riutilizzo per vari scopi delle acque depurate. Questi scopi sono in primis lo scopo irriguo, quindi per diciamo, irrigare i campi che hanno grande bisogno, soprattutto durante i mesi estivi, di grandi quantitativi di acqua, per usi civili, per usi industriali e per usi ambientali. Anche l'Italia si sta adeguando, infatti proprio in questo mese si termina una consultazione su un DPR che recepirà questo regolamento europeo
e che diventerà legge e finalmente consentirà appunto di portare avanti quelli che sono i pilastri fondamentali della, diciamo, della struttura normativa europea, che sono appunto l'incentivazione del riutilizzo anche delle acque depurate e, diciamo, un sistema di monitoraggio ferreo sulla qualità delle acque che poi devono essere anche destinate, no, per l'irrigazione dei campi, sulla gestione dei piani di rischio, anche questo un aspetto di grande importanza, perché dalla produzione dell'acqua alla distribuzione e all'utilizzo devono essere definiti dei piani di rischi in tutte le singole fasi. E poi un sistema diciamo normativo di trasparenza che serve appunto a stimolare e incentivare questo aspetto fondamentale. Ecco, Di Blasio, un esempio di lavori, GTA, un'azienda che ci presenta, no? Degli esempi. Sì, intanto buongiorno a tutti e ringrazio per l'invito. La GTA è un'impresa del territorio romana che ha ormai più di centinaia di dipendenti, lavora da più di 40 anni nel settore delle acque e da oltre 30 con Acea. Fa molto piacere poter portare oggi, su questa giornata molto importante, delle esperienze proprio sul campo che testimoniano quanto fatto da Acea insieme a GTA in tema di economia circolare, riutilizzo anche delle acque, degli impianti di trattamento. Noi stiamo realizzando ultimamente, stiamo portando a compimento con grande soddisfazione di tutti la sezione dell'essiccamento dell'impianto di depurazione di Roma Sud, che è uno degli impianti più grandi d'Europa, che tratta 1.200.000 abitanti equivalenti. Questa sezione consentirà di ridurre i fanghi in uscita dall'impianto a un terzo, con notevoli benefici in termini economici ma anche di carattere ambientale, in quanto saranno fanghi che potranno essere trattati in impianti di recupero energetico e quindi a garanzia di quella economia circolare a cui stiamo tendendo tutti. Peraltro un lavoro che stiamo eseguendo in stretta collaborazione con Acea, riducendo anche i tempi di realizzazione, portandoli addirittura da 18 mesi previsti a 10, quindi un successo di tutti quanti. Questa sezione sarà alimentata peraltro per il suo funzionamento dal biogas che proviene dal comparto di digestione anaerobica, che è un altro lavoro che abbiamo fatto con Acea e che quindi prevede l'impiego di fanghi nel comparto di digestione anaerobica per la produzione di biogas che verrà utilizzato all'interno dell'impianto senza dover attingere dall'esterno, quindi quasi un autosostentamento dell'impianto. Quindi stesso. È sostenibile, l'impianto è energeticamente esattamente. È indipendente. Sostenibile. Esattamente. Un altro importante impianto che abbiamo realizzato negli ultimi anni è quello del COBIS, trattamento terziario, che è sorto proprio a seguito della crisi idrica del 2017. Lì abbiamo realizzato un trattamento a sabbia per l'affinamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e un impianto di disinfezione UV e con acido peracetico, quindi doppio stadio, che consente il riutilizzo delle acque in uscita dall'impianto di trattamento per uso irriguo. E quindi torniamo a quello di cui parlavamo proprio stamattina all'inizio, sull'importanza di riutilizzare le acque degli impianti in ambito irriguo. Quindi devo dire che sugli impianti di trattamento è uno spunto molto importante, perché fino a ieri sembrava fosse sufficiente realizzare degli impianti di trattamento per essere, diciamo, abbastanza all'avanguardia. Oggi invece guardiamo molto all'economia circolare degli stessi, all'autosostentamento. Domani potranno diventare addirittura una fonte di energia produttori verso le città e quindi guardarli come cuori pulsanti dello sviluppo delle nostre città. Grazie De Blasio. Allora, l'information technology, l'abbiamo detto tante volte, in che modo contribuisce a questa innovazione? Ce lo dice Marco Iusi di Google, giusto? Io sono di NTT Data, coordino il Google Cloud Competence Center. Tre righe di curriculum e io l'avevo riassunto con Google. Va bene così, grazie dell'invito. Sì, l'information technology, la tecnologia in senso lato al servizio della sostenibilità, la sostenibilità che è al centro anche della nostra agenda. Tecnologia che è il mezzo e non il fine per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. In particolare porto l'esperienza fatta insieme ad Acea per la realizzazione della piattaforma di water management denominata Wide Management System,
che nasce proprio da, stamattina ho sentito parlare tante volte di partnership, cooperazione, nasce proprio da questo approccio, mettere al centro le esigenze dell'utente finale e lavorare fianco a fianco per raccogliere quelli che sono i requisiti reali. Quindi l'obiettivo principale di Acera era quello di realizzare una piattaforma utile e realmente utilizzata, che desse dei benefici immediati. Abbiamo iniziato questo cammino, abbiamo lavorato prima su tutto il sistema acquedottistico, sulle acque potabili, e proprio in questa fase stiamo introducendo le funzionalità per la parte di recupero delle acque reflue, introducendo funzionalità di distrettualizzazione della rete fognaria. È un lavoro che sta dando soddisfazioni, come dicevo, io faccio parte di una multinazionale che ha 200.000 persone in tutto il mondo, e questo progetto è stato premiato come il miglior progetto del mondo. Quindi siamo fieri insieme ad Acea di aver raggiunto questo obiettivo, e siamo ancora in cammino, siamo certi che questa soluzione possa diventare non solo la soluzione che NTT Data sta realizzando per Acea, ma la soluzione che Acea, per volontà stessa appunto di Acea, vuole mettere a disposizione di tutto l'ecosistema. Dunque una piattaforma di water management che possa diventare un punto di riferimento per tutto l'ecosistema nazionale. Grazie. Ora abbiamo in collegamento Samuele Pagani, Operation Manager di Cefla, impresa, settore L-energia, dunque cerca e mette a disposizione soluzioni, impianti ingegneristici. Abbiamo in collegamento Pagani? Eccoci. Sì, buongiorno a tutti. Quindi, ha in tema di soluzioni qualcosa da dirci? Ma in tema di soluzioni, ovviamente le imprese possono essere un supporto importante per i gestori del servizio idrico integrato. Hanno capacità e possono operare per realizzare e manutentare le reti di raccolta, per eseguire interventi di efficientamento e anche di ammodernamento tecnologico, e infine anche per ampliare laddove possa essere possibile o costruire nuovi impianti per il trattamento delle acque. E queste sono tutte attività indispensabili per aumentare resilienza e capacità delle infrastrutture in termini di volumi di trattamento delle acque, da parte delle infrastrutture. Credo che ci possiamo fermare qui, grazie ai nostri ospiti che ci hanno dimostrato come sempre la vivacità delle nostre imprese. E adesso abbiamo un altro collegamento, giusto? Sì, prima Luca abbiamo Lucentini. Un'intersigla. Prima c'è un'intersigla. A parlare di nuove tecnologie, ora ci colleghiamo con Luca Lucentini, dirigente di ricerca del Dipartimento Salute e Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo abbiamo in collegamento da New York ed è anche il delegato del presidente dell'istituto stesso lì a New York. Ci sente? Grazie le diamo molte, la sì, parola. Sì, spero mi sentiate. Grazie davvero per questo interessantissimo convegno, è una delle occasioni in cui è più bello ascoltare che dare un contributo, ma comunque cercherò di farlo molto brevemente, proprio diciamo richiamando i temi che stiamo portando qui nella conferenza mondiale sulle acque di New York, che ricordiamo, nonostante l'attualità del tema, è la prima conferenza che si riunisce sul tema dopo 30 anni, e questo già è un segno di una ripresa che deve a questo punto non essere più differita. E sono moltissimi i temi di cui avete parlato e credo che proprio il convegno, a cui mi dispiace non partecipare di presenza, sia forse una ottima notizia per quello che pensiamo, prima di parlare di tecnologie, sia il tema, diciamo, la risposta, la vera resilienza rispetto a
a queste tematiche di cambiamenti climatici, ma anche ambientali, di uso del territorio, di uso e se volete spreco dell'acqua, gestione delle infrastrutture. E probabilmente i due temi di partnership e di comunicazione sono quelli più strategici. Tra l'altro la partnership è il 17° obiettivo di sviluppo sostenibile ed è interessante perché forse è messo come ultimo, è in realtà un obiettivo ma nello stesso tempo un metodo, è quello forse più trasversale, cioè gli stessi obiettivi di sviluppo sono una partnership, ne tocchiamo uno senza cercare di ledere gli altri, anzi cercare le sinergie più possibili. Questo nel settore dell'acqua diciamo che è in piedi e questo convegno lo testimonia, ma le sinergie istituzionali che Gioco Forza ci stanno creando sono sempre più forti. Posso fare tanti esempi e non abbiamo il tempo di vederli, ma dalla direttiva acque potabili in cui l'analisi di rischio viene compiuta dall'ambiente di captazione fino ai rubinetti, e speriamo che questo sia restituito presto con una piattaforma digitale unica nel suo genere che si sta avviando con un investimento di 2,5 milioni e che gestirà l'Istituto Superiore di Sanità insieme ad ISPRA in una sinergia che in passato non era stata praticata, ma il riuso, i piani di sicurezza della balneazione e la nuova direttiva acque reflue, tra l'altro l'apporto italiano nello sviluppo di direttive europee in questa visione è massimo. Il tempo a disposizione è poco, per cui volevo sottolineare appunto l'importanza di questa partnership che da oggi si avvia e soprattutto la possibilità di incardinare con una base legale più solida. E c'è un progetto di legge di ratifica del protocollo acqua e salute delle Nazioni Unite e dell'OMS che oltre ad essere una base legale internazionale, se volete, dà un alveo proprio al nostro paese per costituire una task force permanente che è un po' questo, diciamo, vede un po' gli interlocutori di questo convegno, ma non solo, che senza troppo impegno, diciamo, dal punto di vista di riunioni e quantitativo, ma certamente con un impegno qualitativo ed intellettuale importante, parlerebbero e deciderebbero sulla governance dell'acqua e sugli aspetti sanitari e ambientali dell'acqua in un modo congiunto. Quindi la ratifica del protocollo italiano acqua e salute speriamo si avvii presto, speriamo che sia questo, e concludo dicendo che il nostro messaggio qui a New York sarà quello di è un messaggio in cui l'Italia crede tanto e sta agendo, di affiancare a questa famosa visione One Health che sta risolvendo in prevenzioni molto problematiche anche quello di One Water, perché molti problemi si riversano in altri settori idrici sollevando, se volete, ma non solo, sollevando altri settori. Quindi pensiamo a come le acque reflue comunque finiscono poi negli oceani trattate o meno, non solo nel nostro paese, ma pensiamo anche che quando vogliamo, diciamo, allontanare l'inquinamento atmosferico speriamo nella pioggia in modo da poter magari evitare un blocco del traffico. Beh, quelle sostanze alla fine finiscono nel ciclo idrico integrato e spesso in mare. Allora pensare One Water significa effettivamente e anche dal punto di vista istituzionale significa veramente organizzare una visione di prevenzione nuova. Grazie per l'attenzione. Grazie Lucentini. E continuiamo in questa carrellata di esperienze e testimonianze in materia di gestione efficiente delle risorse, della risorsa idrica in particolare, chiamando qui sul palco Claudia Brunori, delegata del presidente di Enea, Anna Variale, responsabile tutela risorsa idrica di Acea Ato 2, e Roberto Nusca, amministratore di Ital Project. Eccoci. Allora, continuiamo a parlare della gestione efficiente della risorsa idrica e da questo punto di vista lo chiediamo subito all'Enea. Buongiorno, vi porto innanzitutto i saluti del Presidente, l'Ingegner Dialuce, e sono felice di poter portare un contributo su questo tema dell'uso efficiente delle risorse, che ovviamente è un tema che vale per tutte le risorse, quindi energia, materie prime,
ma anche e soprattutto per l'acqua, che sappiamo benissimo essere risorsa indispensabile per la vita. E la prima, diciamo, ci sarebbe tanto da dire, però il primo concetto che vorrei esporre è che serve un cambio di paradigma, ovvero nell'approccio più circolare alla gestione di tutte le risorse, in particolare dell'acqua, non partire dalla fine, ma cominciare a pensare a innovazione e ecoprogettazione di processi fin dall'approvvigionamento, dal consumo e per poi arrivare lungo l'intera catena di valore della risorsa idrica. In tal senso poi seguire anche quelli che sono i principi, no, della gerarchia, per esempio nella gestione dei rifiuti, anche in analogia con la risorsa idrica. Quindi il primo punto su cui implementare soluzioni innovative è la prevenzione, e quindi interventi in tal senso possono essere fatti nell'approvvigionamento, nella rete idrica, nei processi produttivi sicuramente, quindi l'ottimizzazione dei cicli produttivi con l'attenzione alla gestione della risorsa idrica, al possibile riutilizzo in ciclo chiuso della risorsa idrica tutte le volte che è possibile, evitare e minimizzare quelle che sono le emissioni. Per quanto riguarda il consumo, invece, in ambito civile, si può pensare appunto non solo a educare diciamo il consumatore a essere più consapevole e a ridurre i propri consumi, ma si possono anche fornire degli strumenti innovativi affinché il consumatore abbia consapevolezza di quanto sta consumando, per esempio scegliere dei prodotti che abbiano un'impronta idrica più bassa, privilegiando nelle proprie scelte quello che il fardello ecologico più basso, ecco, il prodotto che è più sostenibile il anche da questo. Più sostenibile che e ci sono delle metodologie scientifiche, per esempio, insomma, anche come Enea noi su questo lavoriamo, abbiamo sviluppato delle proposte. E questo è il lato del consumo, ma sempre il lato del consumo è importantissimo proprio la gestione territoriale che si fa dell'acqua, e quindi riprendo i concetti che sono stati anche già espressi sulla necessità di un'azione concertata tra i vari attori che poi a vari livelli e con vari ruoli si occupano di gestire. Importante poi diversificare anche a monte le acque utilizzate, quindi non mandare in fognatura tutto indistintamente, magari cercare sempre nell'ottica della prevenzione di separare le acque meteoriche dalle acque nere, anche perché le acque meteoriche potrebbero essere, se trattate in maniera più semplice, reindirizzate direttamente nell'uso all'interno delle abitazioni, non come acque potabili, ma per esempio nello scarico del WC o per altri usi. Quindi noi in questo momento utilizziamo una percentuale molto molto elevata di acqua potabile negli scarichi dei WC. Questo, se ci pensiamo, non è proprio molto sostenibile, però questo implica un grosso sforzo di ripensare tutta la progettazione degli impianti, tutta la progettazione all'interno degli edifici e anche nel collettamento. Per quanto riguarda poi la gestione del cosiddetto fine vita, quindi il trattamento delle acque reflue, anche lì è stato già menzionato, grande opportunità di cambiare approccio, paradigma, di pensare l'acqua reflua come fonte di acqua e di materie prime, cercare di efficientare i processi per ridurne il consumo energetico, perché sono trattamento delle acque reflue molto energivoro, quindi passare a processi innovativi a minor consumo energetico, e fare in modo che tutto il processo consenta anche poi il recupero di quelle materie prime, di quei nutrienti che sono sempre più indispensabili, come l'azoto e il fosforo. E tengo a sottolineare il tema del fosforo. Come Enea, noi gestiamo la piattaforma nazionale del fosforo su incarico del Ministero per l'Ambiente. E il fosforo è un po' un paradosso, perché è necessario per la vita. Da una parte
In Italia e in Europa noi importiamo il fosforo interamente da fuori dall'Europa, quindi il 100% dipendenza da fosforo, da importazione di fosforo. Dall'altra abbiamo il tema dei fanghi che derivano dal trattamento dei reflui, che è ricco di fosforo e che quindi ha un problema di smaltimento, deve essere gestito in qualche maniera. Ecco, trovare le modalità diciamo in partnership, perché questo è fondamentale tra tutti i vari stakeholder e attori coinvolti, soluzioni che possano consentire di chiudere il ciclo, quello è l'obiettivo. L'economia circolare. Grazie. Dottoressa Variale, tutela risorsa idrica, c'è ATO 2, dunque consumo eccessivo, scarsità di risorsa, è possibile invertire le tendenze? Sì, assolutamente sì, è necessaria una gestione industriale dell'acqua, l'abbiamo sentito anche stamattina, oggi a 30 anni dalla legge Galli abbiamo ancora un'elevatissima frammentazione gestionale. Nel Mezzogiorno d'Italia esiste un pulviscolo di gestioni che chiaramente non possono avere quella capacità, quella struttura per approcciare in maniera industriale il tema acqua. Approccio che invece ACEA ha avuto andando a lavorare su investimenti, su strategie gestionali, su innovazione tecnologica lungo tutta la filiera. Sentivo prima Claudia Brunori parlare di effettivamente la necessità di investire anche dalle fonti di approvvigionamento e noi su quello abbiamo lavorato, perché in effetti abbiamo sviluppato con la collaborazione di partner scientifici d'alto livello, con il CNR e l'università, modelli di previsione della domanda, modelli di previsione della disponibilità idrica, proprio perché è importante andare a rispettare quelle che sono le dinamiche di ricarica naturale degli acquiferi e quindi evitare che i nostri prelievi possano impattare negativamente sull'acquifero e sul suo equilibrio naturale. Ma anche tutto lungo la filiera del sistema di distribuzione idrica abbiamo lavorato tanto con innovazione. Prima si parlava di acquedotti millenari che ci sono a Roma. A Roma oggi c'è anche molta modernità nelle nostre reti di distribuzione, c'è anche molta tecnologia. Abbiamo digitalizzato le reti, abbiamo strumentato le reti, cioè abbiamo installato della sensoristica IoT che ci permette con modelli idraulici di indirizzare correttamente gli interventi. Perché qui il tema non è solo gestire il danno, gestire il fuoriservizio o gestire l'emergenza. Dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo imparare a prevenire il danno, prevenire il fuoriservizio, evitare che si verifichi l'emergenza. E questa strategia è efficace, è stata efficace, poi sicuramente più efficace delle mie parole e di quelle che posso spendere sono i numeri, perché noi nel 2017 a Roma avevamo un livello di perdita del 43%, oggi siamo al 27%, quindi è evidente che c'è stato un percorso importante di efficientamento delle reti, ancora più evidente se pensiamo ai volumi di acqua che abbiamo immesso in rete. A Roma sempre nel 2017 immettevamo 17 metri cubi d'acqua al secondo, oggi ne stiamo immettendo meno di 13. La differenza dov'è? La differenza è tutta acqua che è rimasta nell'ambiente naturale, tutta acqua che non abbiamo prelevato e quindi è un percorso che ci sta portando a rendere anche tutto il sistema idrico più resiliente ai cambiamenti climatici che poi lo sappiamo ridurranno la disponibilità idrica nel futuro. Grazie dottoressa. Dottor Nusca, Ital Project, stiamo parlando di soluzioni da un po', diciamo, forse parliamo anche di brevetti. Sì, buongiorno e grazie a tutti per avermi fatto partecipare. Ital Project è un'azienda che da diversi anni si occupa di sport, non di sport praticato, ma di quello che è attinente all'utilizzo di un terreno di gioco. Però il focus principale di Ital Project è quello che è l'impatto ambientale e soprattutto il risparmio delle risorse idriche per quello che è l'utilizzo di un terreno di gioco. Ormai sappiamo tutti che da anni le attività agonistiche sono aumentate, sono incentivate e ogni disciplina, prima di tutto il calcio, usufruisce anche di terreni di gioco in erba sintetica o terreni ibridi.
questi da 20 anni vengono utilizzati normalmente con l'applicazione di prodotti attinenti allo scopo, all'uso, oltre al filo sintetico dell'erba, anche di intasi sintetici che sono in gomme. Il TAP Project dal 2003, questa tecnologia si è iniziata a studiarla e sviluppa, produce e distribuisce un prodotto di origine vegetale. Praticamente si utilizzano prodotti di prima lavorazione alimentare, vengono miscelati tra di loro in virtù della disciplina sportiva e vengono applicati all'interno del tappeto in erba sintetica. Uno potrebbe domandarsi perché questo? Per due aspetti fondamentali. Il primo è quello che è l'impatto ambientale, perché si parla ora di fogne, di scarichi, di acqua, sia di piogge, di straventi, di scarichi che poi vanno nei fiumi, vanno nei mari. In questo caso si parla di prodotti biodegradabili, naturali, vegetali, ma soprattutto prodotti che hanno un valore intrinseco loro, quello di accumulatore di umidità. Cosa vuol dire questo? Che un terreno di gioco, se voi pensate a un campo di calcio che sono circa 8.000 metri quadri, è sottoposto giornalmente a un surriscaldamento. Questo automaticamente diventa un termoregolatore. Quindi io devo irrigare, irrigo l'erba naturale per farla sopravvivere, ma irrigo anche gli ibridi o le erbe sintetiche per l'utilizzazione, chiaramente con anche dispersione di quantità di acqua, perché essendo un accumulatore prodotti sintetici, praticamente poi c'è un'evaporazione eccessiva. Questo tipo di intaso vegetale invece è un accumulatore idrico che rilascia piano piano nello spazio temporale della giornata il suo grado di umidità. Questo consente praticamente un risparmio idrico sull'irrigazione, una performance del campo più omogenea e automaticamente anche risparmia quello che è il rischio della dispersione nel dilavamento, quindi dell'emigrazione dei prodotti inquinanti. Per un dato tecnico si sta aspettando ormai a breve una comunicazione, un intervento europeo che darà delle limitazioni, si parla di free plastic o altro. Questo è un prodotto che trova spazio, è una tecnologia tutta italiana che esce al di fuori anche del territorio italiano, europeo, anche oltreoceano, è stata apprezzata e devo dire che lo studio, l'applicazione, grazie anche alle federazioni che in questi ultimi anni hanno consentito lo sviluppo in Italia di questa applicazione di prodotto e oggi dico che l'Italia per tecnologia e per esperienza è il primo paese a livello internazionale su questa tecnologia specifica. Grazie, grazie. Nel corso di questa mattinata non è la prima volta che sentiamo che l'Italia ha conquistato un podio, no? Ogni tanto ricordiamocelo di quello che siamo capaci di fare. Grazie, grazie ai nostri ospiti. E continuiamo, l'avevo detto prima che avremmo avuto un panel di ricercatori, sempre in questo ambito di efficienza delle risorse. Chiamiamo Ludovica Ramella, dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, Emanuele Romano, ricercatore del CNR, e Luigi Sciubba, ricercatore Laboratorio Tecnologie per l'uso e gestione efficiente di acque e reflui ancora dell'Enea. Buongiorno. Per il momento solo lei è arrivata? No, ecco, ci sono anche gli altri. Allora, dottoressa Ramella, la prima domanda è per lei. Lei, le ho detto, autorità di bacino del fiume Po, il Po è fonte di tante preoccupazioni per tutti noi. Sì, buongiorno a tutti, porto i saluti del segretario generale Alessandro Bratti. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po copre un territorio molto vasto perché sono 8 regioni del nord Italia
più la provincia autonoma di Trento, un bacino dove scorrono acque importanti perché sono territori in cui si realizza quasi la metà della ricchezza del nostro paese, e abbiamo potuto vedere come l'acqua sia una risorsa fondamentale per tutti gli aspetti anche economici, ambientali e sociali, e purtroppo in questi anni ne vediamo sicuramente le conseguenze anche legate ai cambiamenti climatici. L'autorità distrettuale, come le altre autorità a livello nazionale, si occupa di gestione della risorsa idrica dal punto di vista della sicurezza idraulica, quindi fa fronte, diciamo, alle condizioni sia di alluvioni che di siccità, ma anche gestione della risorsa idrica in termini qualitativi e quantitativi. Facendo riferimento poi alle quelle che sono le direttive europee di riferimento, quindi si occupa di programmazione e pianificazione. Però per poter attuare un'adeguata pianificazione e programmazione su una scala così vasta, che è anche importante perché supera i confini amministrativi, quindi il ruolo importante pubblico dell'autorità distrettuale è anche quello di aiutare a mettere un po' insieme tutti quelli che sono i portatori di interesse in materia di utilizzo della risorsa idrica, è anche quello di cercare di attuare quelle che sono le misure europee, nazionali, attraverso quelli che sono gli obiettivi di riferimento un po' che guidano anche tutti i relatori di questa giornata, cioè l'Agenda ONU 2030, il Green Deal, eccetera. Però anche capire come questi obiettivi a livello così globale, a livello così europeo e nazionale, possano anche essere raggiunti dalle comunità locali. Per questo, oltre a, diciamo, al ruolo più istituzionale sulla programmazione e pianificazione, siamo anche diventati coordinatori di una riserva MAB UNESCO. Questa opportunità ci ha consentito di dialogare direttamente con le comunità locali attraverso uno strumento fondamentale garantito proprio dall'UNESCO, che è un programma Man and Biosphere, quindi uomo e biosfera, dove si cerca di coniugare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente in cui vive. Beh, il fiume è importantissimo in questo senso perché dal punto di vista ambientale pensiamo solo che è l'unico vero corridoio ecologico che collega da ovest a est il nord Italia e dalle Alpi agli Appennini appunto questo vasto territorio. Pensiamo che è una risorsa fondamentale per l'economia del nostro paese, ma anche dal punto di vista sociale il fiume Po ha sempre rappresentato una risorsa importantissima perché le comunità rivierasche sono cresciute con il fiume, hanno patito anche le paure delle piene e stanno vivendo e soffrendo con il fiume i momenti anche siccitosi. Moltissimi artisti sono stati ispirati dalla presenza del Po in passato, ma anche adesso, sia dal punto di vista cinematografico, fotografico, anche letterario. Abbiamo veramente un patrimonio culturale immenso. Queste riserve uomo e biosfera riescono a calare a livello locale quelli che sono degli obiettivi di sostenibilità globali, quindi per cercare di dare un esempio concreto di come possono essere declinati in sostanza e nel piccolo degli obiettivi così importanti, così grandi, e allo stesso tempo le comunità locali contribuiscono al raggiungimento di quelli che sono obiettivi di pubblico interesse anche di istituzioni come l'autorità di bacino. Grazie dottoressa. Dottor Romano, il ruolo della scienza, una domanda non da poco però. Cercherò di essere sintetico. Il ruolo della scienza, a mio avviso, è nel contesto di cui stiamo parlando stamattina, da un lato quello di supportare lo sviluppo di tecnologie, dall'altro, e per certi aspetti ancora più importante, è quello di disegnare scenari di impatto, cioè cercare di capire come dal dato atmosferico legato al cambiamento climatico arriviamo all'impatto locale sul territorio. Questa è un'operazione anche dal punto di vista fisico-matematico, mi viene da dire, estremamente complessa, che però è molto importante.
Ed è molto importante anche dal punto di vista gestionale, perché, come diceva la collega dell'autorità di distretto, dobbiamo essere capaci di mettere allo stesso tavolo diversi portatori di interesse. E la prima cosa per mettere attorno allo stesso tavolo diversi portatori di interesse è quella che ci si accordi prima sugli scenari, cioè su che cosa sta accadendo adesso e che cosa accadrà nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Da questo punto di vista, i conti, tra virgolette, che facciamo noi sono molto importanti, ma è ancora più importante che gli stessi conti vengano riconosciuti da tutti gli attori in gioco. Questo è un punto fondamentale per evitare conflitti ed è un punto che come ricercatori ci interpella in maniera molto forte. Se ci chiudiamo davanti a un computer, le persone non ci ascoltano. Se lavoriamo fianco a fianco, e devo dire che all'interno delle autorità di distretto questo sta avvenendo sempre di più, allora sarà possibile trovare soluzioni condivise. Ma il punto fondamentale di riconoscere gli stessi scenari di impatto è davvero il punto di partenza. Quindi ci sta dicendo che stiamo ora raggiungendo un livello di consapevolezza sull'urgenza. Questa domanda è ancora più difficile della prima, perché... No, quello che lei ci ha fatto intendere, diciamo, diplomaticamente ci ha fatto intendere. Sicuramente abbiamo fatto tanti passi avanti da questo punto di vista. Non so quanto siamo arrivati ancora alla maturità sufficiente per una programmazione e pianificazione condivisa tra tutti gli attori in gioco. Grazie, grazie. Allora, dottor Sciubba, lei è dell'Enea e si occupa di gestione efficiente anche di acque e reflui. Dal suo punto di vista? Beh, innanzitutto la ringrazio per la domanda, come anche... Ringrazio il professor Spica e l'Università del Foro Italico per averci dato la possibilità di essere qui a parlare del tema acqua, che a noi piace chiamare risorsa idrica, che è un tema che appunto ci è molto caro. E noi negli ultimi progetti che abbiamo affrontato ci siamo occupati di quel 15% mancante all'utilizzo della risorsa idrica, al consumo idrico. Oltre il 60% agricolo, il 25% industriale, cioè il 15% civile. Sebbene sia una percentuale non alta, non è trascurabile, prima di tutto perché faccio mio lo slogan di Acea che mi è piaciuto molto, ogni goccia conta, e poi perché il 15% non è trascurabile. Se io penso a vedere il pubblico ridotto del 15% mi dispiacerebbe, o se penso al mio stipendio decurtato del 15% non lo riterrei mica trascurabile. Quindi possiamo concentrarci su quella percentuale e comunque stiamo parlando di volumi idrici elevati. Per darvi un'idea, come ha detto prima dal ministro Musumeci, l'Italia è uno dei paesi con il maggior consumo idrico giornaliero pro capite, che, non so se avete un'idea, ammonta a 200 litri al giorno a persona. Per l'igiene personale, il flussaggio della toilette, la cucina, il lavaggio degli indumenti. E uno dei nostri obiettivi all'interno di vari progetti è stato proprio quello di andare a mappare e diffondere delle buone pratiche per ridurre questi consumi. E uno dei risultati è che il modo per ridurre i consumi è una combinazione di accorgimenti tecnici e comportamenti personali. Riprendendo l'esempio della doccia, si può apportare un semplice accorgimento tecnico nell'utilizzare dei soffioni più piccoli che erano un minor consumo idrico. In questi giorni sono in albergo a Roma, il soffione della doccia ha il diametro di una padella enorme, ma anche con un soffione più piccolo si riesce a raggiungere una buona igiene personale, quindi accorgimento tecnico. E poi c'è il comportamento personale, si può fare una doccia di 5 minuti anziché di 10, e magari nell'attesa che esca l'acqua calda si può mettere un secchio per raccogliere l'acqua fredda e utilizzarla per lo scarico del WC e altre
e altre attività. E lo stesso vale per esempio per gli elettrodomestici. La tecnica ci dice che i nuovi elettrodomestici sono a basso consumo energetico, ma anche idrico, e poi sta a noi utilizzarli sempre a pieno carico in modo da ridurre l'impatto. Tutta una serie di piccoli accorgimenti, come anche l'utilizzo del scarico del WC a flusso differenziato, che abbiamo fatto un conto, messi insieme, o anche per esempio, ecco un esempio molto famoso, chiudere l'acqua mentre ci si lava i denti, può portare a un risparmio a persona di circa 120 litri al giorno, a persona, al giorno. Immaginiamolo proiettato su mesi o anni e proiettato su anche un paese non molto grande, 10.000 abitanti, abbiamo stimato che si vanno a raggiungere dei risparmi idrici molto, molto elevati. Presso Spiga, che è esperto di piscine, abbiamo considerato che sono 160 piscine olimpioniche all'anno, supponendo 10.000 abitanti, e non è poco in ambito puramente civile e domestico, che ovviamente poi andrà affiancato all'ambito agricolo di cui comunque si è già parlato. Mi permetto di aggiungere che queste attività non solo le abbiamo pensate e riportate, ma le abbiamo anche raccontate, o meglio condivise, con i cittadini e gli studenti di alcuni istituti superiori nell'ambito di un progetto Mise Enea, che era appunto dedicato allo sviluppo di iniziative sull'economia circolare a vantaggio dei consumatori, che per noi sono stati in diverse attività studenti di istituti superiori della provincia di Bologna e cittadini attraverso particolari metodologie infoformative che hanno prodotto poi dei risultati interessanti in termini di necessità da parte dei cittadini di trasparenza e consapevolezza. Quindi voglio dire, il risultato, la reazione è stata positiva, di maggiore consapevolezza? La reazione dei cittadini è stata positiva perché hanno chiesto maggiore trasparenza alle autorità che si occupano della gestione del ciclo. Cioè, nessuno ha chiesto, vogliamo pagare di meno in bolletta. Molti hanno chiesto, vogliamo maggiore consapevolezza sulle perdite nella rete, maggiore consapevolezza sui nostri consumi anche a livello istantaneo, perché magari accorgendosi che una loro abitudine genera un consumo troppo elevato potrebbero in qualche modo andare a curarla in maniera migliore, e poi necessità e voglia di maggiore consapevolezza già dall'ambito scolastico, che per noi è stato bello perché è stato proprio chiudere anche il ciclo, non solo insomma delle idee, perché sono andati a chiedere una cosa che stavamo già parallelamente avviando, quindi è stata una risposta senza dubbio positiva. Grazie anche al dottor Sciubba, grazie a tutti loro. Dunque, approccio sostenibile da declinare in vari settori, direi quasi in qualunque settore. Noi in particolare adesso noi guardiamo a quello delle piscine. C'è un'intersigla? Dunque, con queste belle immagini invitiamo a salire sul palco Marina Lalli, Presidente Fondazione Ricerca Scientifica Termale, Ferruccio Alessandria, Presidente Asso Piscine, Innocenzo Pochini, Direttore Tecnico e Sostenibilità Mirta Pols. Dunque, immaginiamo subito efficienza energetica, sostenibilità ambientale, come abbiamo ben detto, immaginiamo impianti vecchi, caratteristiche e anche problematiche legate al trattamento dell'aria, dell'illuminazione, del riscaldamento degli ambienti, dell'impiego di acqua. In questi ultimi anni sono stati fatti passi avanti? Vado? Allora, io credo che forse quello che si evince da una giornata come questa è proprio che abbiamo tutti la consapevolezza che qualcosa la dobbiamo fare. Non possiamo più rimanere con quello che eravamo abituati a fare. Questa è già una buona notizia. Ovviamente bisogna capire, poi siamo passati
all'azione. Sì, devo dire che in senso generale, questo lo dico come associata a Federterme, ma anche come Forst, ci si è concentrati su quello che può essere una gestione diversa. Come sistema termale, ovviamente l'acqua è, diciamo, parte integrante di quello che noi facciamo, perché in qualunque utilizzo, sia esso attraverso il vapore per le cure inalatorie, le nebulizzazioni, sia esso con acqua da immersione, sia in vasca singola, quindi continuamente durante il giorno riempire e svuotare delle vasche, o in piscina. E quindi per forza di cose noi dovevamo porci l'obiettivo di modificare qualcosa nel nostro comportamento. Molto banalmente, alcune sono delle pratiche proprio di istruzione del personale e anche, per quello che è possibile, dei fruitori, laddove si va proprio a spiegare come utilizzare meglio. Altre sono piccoli interventi, neanche particolarmente costosi, che invece vanno a influire su proprio meccanicamente sui rubinetti, però è ovvio che questi sono solo piccoli elementi. Quello che invece fa poi la differenza è quello che significa proprio nel grande utilizzo, quindi nelle vasche, nelle piscine, e poi là si vede veramente se quello che si sta mettendo in campo funziona, perché noi siamo un po' al centro tra l'uso industriale dell'acqua, che è quello che facciamo con l'acqua come primo elemento del nostro lavoro, e quello che è anche un po' replicabile in un uso domestico, nella ospitalità alberghiera che molti degli stabilimenti termali fanno. Quindi bisogna trovare questa possibilità di parlare a entrambe le vie. E anche perché solo l'anno scorso ci sono state 3 milioni di persone che sono andate alle terme, e di questi 3 milioni il 12% erano stranieri, e quindi stiamo parlando di numeri che non possono essere trascurati in una situazione come questa. E c'è un progetto di cui Forst è capofila, che è quindi la Fondazione della Ricerca Scientifica Termale, che si pone l'obiettivo di ridurre del 50% l'utilizzo dell'acqua nelle piscine. E però qua noi abbiamo un grande problema che magari in altre situazioni non c'è, cioè noi l'acqua la utilizziamo a livello sanitario e l'acqua deve avere anche delle caratteristiche chimico-fisiche specifiche che non possono essere alterate, altrimenti noi stiamo alterando l'acqua che il Ministero ha detto che serve per la cura. Quindi il tutto deve essere fatto con questo obiettivo. Non è facile. Però questo progetto, che si chiama proprio nell'ambito LIFE della comunità europea Thermal Water for Life, e noi abbiamo proprio l'obiettivo di intervenire con delle polveri che sono, adesso non mi voglio, professor Spica, buttare in termini tecnici, chimico-fisici, perché altrimenti vengo rimproverata per la mia non capacità specifica. Però l'obiettivo è quello di riuscire nell'ambito di 2 anni a portare a termine questo obiettivo di risparmiare il 50% dell'acqua. Obiettivo ambizioso. Grazie, dottoressa Lalli. E le piscine, allora, Ferruccio Alessandria? Eccoci. Allora, grazie per l'invito innanzitutto e per questa possibilità di poter così raccontare un po' il nostro settore, no? Io volevo dare qualche numero, giusto per dare un'idea di cosa stiamo parlando. Noi rappresentiamo in questo momento tutta la filiera del settore, quindi dal mondo della progettazione sino al mondo della gestione. Gli operatori del nostro settore sono circa 4.000 e al momento sono stimate circa 600.000 impianti esistenti e circa 23.000 impianti tra impianti pubblici e semipubblici, e più di 6 milioni di persone che frequentano regolarmente i nostri impianti natatori.
perché più di 6 milioni di persone frequentano con regolarità i nostri impianti natatori, ma perché le funzioni alle quali i nostri impianti sono preposti non sono ovviamente soltanto, non riguardano soltanto l'aspetto ludico, ma c'è tutto quel comparto che riguarda ad esempio la salute dal punto di vista sia della prevenzione che della cura. C'è tutta una serie di attività che vengono svolte anche a sostegno in maniera trasversale a tutte le età, pensate a tutte le attività che possiamo svolgere in assenza di gravità e quindi il beneficio che può dare anche persone anziane. Quindi con una ricaduta importante dal punto di vista anche della salute di tutti noi, senza parlare poi degli elementi sportivi, giovani, eccetera, eccetera. Allora, possiamo fare qualcosa? Come possiamo coniugare quindi l'aspetto relativo alla conservazione o l'utilizzo più responsabile della risorsa idrica ai nostri impianti con questo servizio sociale che viene dato? Tante cose possiamo dare. Io ho fatto un brevissimo elenco di cose molto concrete dal mio punto di vista, quindi non ripeto l'impegno di tutti noi ovviamente nel quotidiano, ma ad esempio utilizzare acqua di reintegro, di approvvigionamento, che non sia acqua potabile, che sia acqua balneabile, ad esempio. Un secondo aspetto riguarda tutto l'efficientamento di tutti gli impianti natatori sportivi, impianti acquatici che abbiamo sul territorio. E qui devo dire, purtroppo negli ultimi anni, quel che dovremmo fare è favorire maggiormente quelle imprese che gestiscono con attenzione, con la giusta manutenzione questi impianti, perché il rischio è di utilizzare un modello che lascia poi gli impianti depauperati alla fine del loro utilizzo. Quindi questo è un altro aspetto assolutamente importante sul quale noi dobbiamo agire oggi, senza aspettare, perché le lungaggini poi provocano emergenza e l'emergenza non porta delle soluzioni definitive, porta dei rattoppi. L'adeguamento degli impianti significa anche quanti impianti natatori abbiamo oggi con una volumetria, con volumi d'acqua incredibili. Possiamo, se non dimezzarli, ma di ridurli, possiamo ridurli assolutamente di un 20, un 30% almeno questi volumi. E poi, come dicevo, favorire la gestione delle imprese virtuose di questi impianti pubblici, il corretto trattamento chimico-fisico e qui tutta la parte che riguarda anche noi associazioni nel formare e informare scusate, tutta l'utenza, dagli operatori specializzati agli utenti che utilizzano poi gli impianti. Grazie. Dottor Poghini, quindi la sfida diventa stessa qualità essendo meno energivori. Esatto, è una sfida molto importante, è una responsabilità anche, microfono. È una responsabilità grande per aziende come la nostra che sono note per interventi in ambito competizione sport, ma quando si parla di piscina si parla in maniera più ampia anche di utilizzo per balneazione, fisioterapiche, acque termali. Quindi la sostenibilità è il tema centrale e per aziende come la nostra che hanno nel DNA l'innovazione è l'occasione concreta per trasformare in azioni reali la salvaguardia del bene acqua. Faccio un esempio concreto in modo da spiegarmi, che magari chi fra di noi ha già utilizzato una piscina, quindi ha avuto lo sgradevole sensazione di aria pesante, odore di cloro, viene chiamato così, quello è un esempio di un trattamento d'acqua non adeguato. Noi abbiamo sviluppato recentemente per il mercato nordamericano un prodotto nuovo, innovativo, chiaramente come non da soli, con la collaborazione, una parola molto usata oggi, con vari istituti universitari, ne cito solo uno tra gli altri, che è quello di Roma Foro Italico, visto che siamo qui in casa, per poter risolvere questo problema. Come? Lungo il perimetro della piscina eliminare, aspirare direttamente dall'acqua le sostanze volatili che sono i prodotti della colorazione e che sono quelli che poi causano ad utenti saltuari come noi magari irritazioni, occhi rossi, ad atleti magari che, o anche ad operatori che passano ore in piscina, problemi anche più importanti. Tiro più vicino il microfono. Okay? Quindi senz'altro sì, il tema generale è quello dell'innovazione che passa per la digitalizzazione dei nuovi prodotti,
ma con un occhio e un'attenzione particolare alla sostenibilità dei processi produttivi e dei prodotti, quindi delle installazioni piscina. Grazie, grazie. Allora possiamo andare avanti, grazie al vostro contributo, e chiamiamo ancora due interlocutori prima di avviarci alla conclusione: Achille Onorato, amministratore delegato Mobi, e Raimondo Grassi, presidente Tea Energia. Poi parliamo di archeologia, archeologia in mare con un bellissimo filmato. Eccoci, buongiorno. Allora, sta per essere lanciata la prima nave elettrica. La prima nave elettrica? Allora, sta per essere, sì, lanciata la prima nave elettrica, quasi tutta elettrica. Quasi tutta elettrica. Purtroppo, diciamo, la conformazione delle nostre isole in Italia non ci consente, visto le distanze che comunque sono importanti, di poter essere, diciamo, alimentati solamente a batterie. Navi solo elettriche le troviamo per esempio in Norvegia, nei fiordi, dove le distanze sono molto limitate. Grazie ai fondi del PNR, dove sono stati messi a disposizione 500 milioni di euro per il rinnovo flotte, sia per il retrofit, perché diciamo è importante adeguare le navi a quelle che poi sono tutti i nuovi regolamenti della Fuel EU, che diciamo entreranno in vigore da qua al 2050, quindi un progressivo abbattimento delle emissioni. L'elettrificazione delle banchine, che è una cosa che è un grande problema purtroppo in Italia oggi. Questo poi, se vuole, ci arriviamo. Grazie a questi fondi, come gruppo, costruiremo due traghetti dove il 40% dell'energia sarà alimentata appunto da batterie. E questo consente delle tratte sufficientemente lunghe? Per l'isola d'Elba in questo caso. Per l'isola d'Elba. Quindi una tratta di circa 18 miglia. E non, ancora tecnologicamente non è possibile fare di più? O... Non è ancora possibile tecnologicamente fare di più. Esistono dei pacchi batteria che consentono, diciamo, di poter stare in porto senza appunto emettere. Quello, quando state in porto e vi attaccate a una banchina elettrificata, non dovete... In Italia non abbiamo ancora banchine elettrificate. Non ce l'abbiamo ancora, purtroppo. Però in prospettiva questo bisognerà farlo, no? Non tenere i motori accesi perché inquina. In prospettiva questo va fatto perché è fondamentale, e basti pensare che poi diciamo il nostro paese è un paese antico ed è cresciuto, cioè, anche grazie, esatto, storici, cioè. ai porti dentro certi storici, quindi avere, diciamo, i fumi banalmente che entrano dentro le case è sicuramente spiacevole. Sì. E scusi, ancora una domanda prima di passare a Raimondo Grassi. E la prospettiva dell'idrogeno? La prospettiva dell'idrogeno c'è, ci sono tante prospettive in questo momento, c'è molta confusione ancora. Quindi l'unica certezza è la Fuel EU, e che dobbiamo, diciamo, abbattere entro il 2050 dell'80% le attuali emissioni. Quello che non sappiamo è che state intraprendere. Credo che l'idrogeno arriverà diciamo più avanti. Oggi ci sono delle soluzioni come possono essere il metanolo, il bioetanolo o l'ammoniaca, che forse sono un po' più vicine, più anche se ancora lontane. Ricordiamo sempre che la gran parte del trasporto nel nostro paese, come in altri, avviene per mare. Assolutamente. L'Italia è il primo paese al mondo per passeggeri, 50 milioni di passeggeri trasportati. Per carico rotabile, grazie alle autostrade del mare, quindi dal punto A al B del paese si evita di andare per strada, ma si va, diciamo, via mare, per esempio da Genova alla Sicilia, le faccio un esempio. Ogni anno vengono trasportati via mare circa 2 milioni di TIR, che più o meno equivalgono a un 30.000 chilometri di traffico, e quindi anche di usura delle strade, di mortalità e tutto quello che ne consegue, che viene elevato dalla strada. Grazie, dottor Onorato. Dottor Grassi, stiamo praticamente navigando idealmente e abbiamo delle prospettive, lo abbiamo sentito, ma un arco temporale, una definizione di queste prospettive, di questi tempi, ce la può dare?
Ma si sta lavorando su tanti fronti, non soltanto dal punto di vista delle navi, si sta lavorando soprattutto sul trasporto in generale, perché io mi occupo anche di aeronautica, perché sono vicepresidente di un'azienda che fa appunto queste sperimentazioni per i velivoli, e si stanno brevettando dei velivoli appunto con l'alimentazione a batteria. Noi stiamo lavorando con progetti proprio in tal senso, e ci sono anche dei velivoli che si stanno in questo momento certificando con le celle solari. Quindi diciamo che si è intrapreso un cammino ormai da tanti anni in questo senso. Io volevo ringraziare il professor Spica e tutti voi, perché mi avete dato la possibilità di essere qui oggi e soprattutto di ascoltare tanti utili interventi, perché poi è importante confrontarsi, è importante essere sempre aggiornati su queste tecnologie. Prima Frittella parlava dell'idrogeno. Ecco, l'idrogeno si può produrre tramite la fotolisi del fotovoltaico, e ha un problema l'idrogeno verde, cosiddetto verde, la trasportabilità, perché purtroppo richiede delle tubazioni particolari e quindi è difficile trasportarlo. Però abbiamo imparato anche a produrlo attraverso appunto il fotovoltaico. Io mi occupo principalmente di questo, mi occupo di energie rinnovabili, e quindi si può fare un ciclo chiuso addirittura tra il discorso della produzione di energia elettrica e la sintesi poi della produzione dell'idrogeno verde. E questo è uno dei tanti modi in cui si può produrre un carburante che può alimentare sia i motori elettrici e sia anche i motori termodinamici. Quindi ci sono tante situazioni che si possono sicuramente portare avanti. Un'ultimissima parola sull'agrifotovoltaico, che mi interessa. Si riesce a mettere insieme pannelli, agricoltura, agrifotovoltaico e paesaggio, tutela del paesaggio? Ecco, io quando vado a questi incontri pubblici mi trovo sempre gli ambientalisti di fronte, e quindi a volte li punzecchio un po' e gli dico: fate pace con voi stessi, perché poi tutti vogliamo l'energia pulita, vogliamo l'ambiente, però giustamente io lo dico da produttore, da presidente di Teenergia e da costruttore di grandi impianti, sicuramente gli impianti fotovoltaici e eolici sono impattanti, sono obiettivamente anche un po' brutti, se vogliamo, però si può coniugare tutto questo con il territorio attraverso l'agrivoltaico. Che cos'è l'agrivoltaico? Praticamente è un progetto che è stato lanciato in Europa tanti anni fa, devo dire qualche anno fa, dai francesi. Noi l'abbiamo ripreso in Italia tra i primi. Praticamente significa consentire, coniugare la cultura del terreno sotto i moduli fotovoltaici, quindi facendo delle strutture alte. Questo, dato che oggi si parla di acqua, tengo a sottolineare che aiuta anche il recupero dell'acqua, perché i terreni rimangono ombreggiati, quindi evita due cose: la desertificazione, che purtroppo avviene con gli impianti tradizionali, perché voi pensate, mettere in ombra per 20 o 30 anni una porzione di suolo significa uccidere quel suolo. Dall'altra parte, con l'agrivoltaico si riesce a coniugare la possibilità di coltivare, di avere pastorizia, di avere tutte le attività agricole e di preservare questo suolo dalla desertificazione. Quindi è una cosa importantissima. Noi siamo sempre, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma anche la congiuntura della guerra e di tutto quello che c'è stato ci ha portato a una situazione un po' emergenziale. L'Europa su questo si è mossa, ha fatto recentemente nel 2022 una direttiva che dà le linee guida proprio per la realizzazione di questo tipo di impianti, e devo dire che pur essendo
tecnologicamente più costosi, però permettono di, anche di dialogare con le culture sottostanti. Bene, grazie, grazie ad Achille Onorato e a Raimondo Grassi. Abbiamo parlato di due settori italiani assolutamente d'avanguardia, questo lo possiamo dire, sia quello della navigazione che quello del fotovoltaico e dell'agri-fotovoltaico. Eh sì, diciamo grazie, che grazie. Abbiamo fatto passi nel futuro, no? E invece in questo momento vi chiediamo qualche passo nel passato, che può essere il nostro patrimonio e bacino, no? Che può alimentare idealmente tanti impegni. Perché? Perché, come diceva Marco, apriamo uno scenario archeologico. L'acqua non solo può custodire tesori inestimabili, li può preservare dal trascorrere del tempo anche per secoli. È come dire il miracolo che è accaduto in Campania, precisamente a Baia, frazione di Bacoli, comune della città metropolitana di Napoli. Lo ricordiamo, negli anni 40 gli aerei della seconda guerra mondiale, mentre portavano ahimè tanta distruzione, sorvolando sulla penisola italiana, avvistarono per caso nel mare i resti di un'antica città romana finita sui fondali a causa del fenomeno vulcanico del bradisismo. Ecco, quindi questa terra che cosa ci ha restituito? Un luogo di villeggiatura dell'aristocrazia romana che è stato preservato. Quindi sontuose ville, statue, mosaici arrivati fino a noi in perfette condizioni, ma guardiamo il video. Per parlare di questa meraviglia chiamiamo Fabio Pagano, che è il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.
Buongiorno, dottor Pagano. Allora, l'acqua in questo caso preserva, conserva, tutela. Sì, assolutamente. Buongiorno, grazie dell'invito. Ed è un paesaggio culturale particolare. Il rapporto di questi spazi con l'acqua è un rapporto strettissimo. In primo luogo perché questo paesaggio culturale, questa memoria nasce intorno all'acqua, dentro l'acqua e intorno all'acqua, non per le condizioni attuali, ma perché Baia ovviamente era quella che Orazio definisce uno dei luoghi più sublimi al mondo, costruita con questo affastellamento, se vogliamo, caotico. Gli antichi parlavano di voluptas edificandi, anche loro avevano costruito... Febbre edilizia. Assolutamente sì, ma per delle risorse tutto sommato banali. Il termalismo baiano, il luogo dove è nato il termalismo antico, e risorse che hanno iniziato, avviato questa stagione in cui coloro che potevano permetterselo, coloro che volevano, potremmo dire, il loro posto al sole, avevano scelto il litorale baiano per passare momenti di ozio, momenti di svago. L'acqua, sia dal punto di vista delle risorse termali e di questo meraviglioso bacino naturale, che poi con la forza, l'energia, il coraggio dell'azione, soprattutto in età prima imperiale, viene imbrigliato nel sinus baiano, in questo golfo su cui si affacciavano ovviamente queste memorie. E poi l'acqua contemporanea, questa memoria, questo paesaggio culturale. L'archeologia è sempre un paesaggio della mente, in questo caso è un paesaggio della mente sublimato dal fatto che l'ingresso in questa area archeologica, in questo museo, necessita un tuffo, necessita un passaggio di stato proprio delle persone che ci si avvicinano. Questo vuol dire accompagnare, come si è visto nel filmato, le persone attraverso modalità poco ortodosse per gli archeologi. Bisogna immergersi attraverso appunto un'immersione canonica o anche attraverso, insomma, le profondità sono mediamente basse, parliamo di 3 metri, 3 metri e mezzo, quindi è sufficiente indossare maschere e pinne per riuscire a godere il tutto, o usare quelle imbarcazioni che avete visto con chiglie trasparenti o semitrasparenti, che consentono una buona visibilità. Senta, una domanda invece dal punto di vista della scoperta, ritrovamento, conservazione, tutela, consolidamento, eccetera, sott'acqua. Che tipo di problemi può? Anche quella è la sublimazione della difficoltà, perché tutto è più difficile e tutto è più affascinante. Baia è stato quel lembo di mare, di terra, che appunto il bradisismo, questa sorta di ascensore, ha proiettato circa 3 metri sotto il livello del mare, in realtà abbandonando, o meglio restituendo al mare, circa 200 metri di costa, quindi parliamo di un pezzo di territorio piuttosto importante. Beh, è stata pionieristica anche negli atteggiamenti di metodologie applicate nella ricerca e nella conservazione. In quel luogo, per la prima volta negli anni 60, viene sviluppata una ricerca moderna di topografia e archeologia da un gigante del nostro mestiere, cioè Nino Ladboglia, e in quegli anni inizia a essere avviato un percorso che poi porterà ai primi interventi di archeologia e soprattutto di conservazione programmata sott'acqua. L'Istituto Centrale del Restauro, un'eccellenza italiana, ha sperimentato tecniche innovative per fare quello che si fa a terra, ma in un ambiente completamente diverso. E questo, cioè noi possiamo avere la certezza che grazie a queste tecniche di conservazione Baia rimarrà conservata. Diciamo. Questo è il nostro obiettivo. Noi stiamo garantendo un percorso di sostenibilità nello sviluppo. Questo luogo è anche un attrattore, un'occasione di sviluppo anche occupazionale per il territorio, ma questo contesto deve essere preservato. Quindi scoprire quei mosaici, come avete visto, con quei gesti che sono anche poetici, svelarli comunque determina anche una minima criticità quotidiana che si fa, che noi cerchiamo di mitigare attraverso la conservazione programmata. Ogni anno facciamo mappature dello stato, fotografiamo ogni anno costantemente la situazione, apriamo e chiudiamo gli spazi per non stressarli troppo, per garantire innanzitutto la conservazione e la fruizione a un pubblico che sta crescendo in maniera esponenziale. Lo credo, potremmo continuare a lungo questa conversazione, ma l'unica cosa che voglio chiederle è, state scavando, se si potesse dire così, avete nuove scoperte, nuovi siti che state aprendo intorno a Baia o no? Assolutamente. Sempre di Baia, ma insomma. Assolutamente, sia dell'area. Sul fronte baiano, diciamo il fronte degli Ozia, e sia sul fronte puteolano. Della Pozzuoli, dei Negozia, del Portus Iulius, dei grandi magazzini, del fermento, quella melting pot che aveva attratto molte persone. Lo facciamo con ricerche archeologiche, abbiamo riniziato a indagare, alcuni di quei fotogrammi erano proprio volti a rappresentare le novità, e lo facciamo anche in quelle indagini, se vogliamo, occasionali.
siamo in una dimensione in cui le mareggiate spesso scoprono per noi cose che siano scomparse e noi interveniamo per preservarle, documentarle e cercare di metterle in sicurezza. Affascinante. Grazie, dottor Pagano. Grazie a voi. Grazie. E adesso? Allora, adesso abbiamo un altro video che in qualche modo ci mantiene dentro l'acqua. È il video che ci manda il Comando Generale della Guardia Costiera. Abbiamo il piacere di avere con noi Giovanni Calvelli, che è il capo dell'ufficio legale del Comando Generale. Lo chiamiamo qui. Io direi ci vediamo il video e poi sentiamo il commento. Lo commento brevemente. Va bene, sì. Allora, noi mi ricollego al video precedente perché i nostri nuclei subacquei fanno anche tutela archeologica, soprattutto sul sito di Baia, ma anche in altri siti in Italia, ci sono anche siamo altri siti. Diciamo. Ora, qui stiamo vedendo un'altra specialità della Guardia Costiera, ossia il nostro core business, il soccorso in mare. E attraverso operatori specializzati nel nuoto per salvamento che si chiamano Rescue Swimmer, noi utilizziamo l'acqua, diciamo, anche per effettuare questo tipo di servizio. Sugli equipaggi delle nostre motovedette, ma anche dei nostri velivoli, sono imbarcati operatori specializzati nel soccorso che fanno questo tipo di attività, prestano questa sono molto familiari con l'acqua al punto da utilizzarla per prestare soccorso e per riportare a terra un naufrago. Questo era un modo che volevamo far vedere a tutti per una specialità che abbiamo tra le nostre file. E in un evento come questo volevo farlo vedere, grazie. E complimenti alla Guardia Costiera, grazie, grazie Capitano. Allora. È quello che si ripropone in mare. E siamo arrivati al pranzo, Marco, e abbiamo il piacere... È stata una lunga cavalcata, ma siamo arrivati in fondo. Abbiamo il grande piacere adesso di annunciarvi Meno H2O. Ideato dall'assicurazione Cibo Futuro, dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Castelfusano di Roma, che ringraziamo anche per il break al caffè. E i nostri ringraziamenti vanno a loro, anche a tutti i food partner, nominiamo Vivenda, e poi in particolare la dottoressa Patrizia Caimi e il dottor Alessandro Chiarini, senza i quali non sarebbe stato possibile, tra le altre cose, avere l'acqua Maniva presente, che è stata presente anche sulle tavole di COP27 l'anno scorso a Sharm el Sheikh. E quindi buon appetito, buona degustazione a tutti. E ci rivediamo alle... A che ora? Ci rivediamo alle 15, salvo altre indicazioni di regia. Va bene. Grazie a tutti.